ufficiale. No, vabbè, ma è solo un po' stanco. Poi tra una settimana vai in ferie. Agosto è per molti sinonimo di ferie. C'è chi deve ancora partire e chi già è tornato. A prescindere però se estive, autunnali, invernali, qui in Italia le ferie retribuite sono un diritto dei dipendenti e anche un obbligo perché le impone la legge. Ma quando nascono? Com'è che siamo arrivati a imporre periodi di riposo così lunghi? Quello delle ferie è un concetto piuttosto nuovo nato con lo sviluppo delle società industriali. Perché prima nelle società agricole il lavoro si svolgeva soprattutto nei campi ed erano le stagioni a dettare pause e giorni di stop. Con le fabbriche invece questa cosa è cambiata. Si lavorava ogni giorno, tutti i giorni, a prescindere dalla stagione e dal meteo. E a quel punto il riposo è diventato una necessità. Ma sapete quali sono i primi lavoratori a cui sono state garantite le ferie? I dipendenti delle banche. Nel 1871 il Regno Unito aveva approvato le prime ferie pagate dell'epoca moderna, di 4 giorni con il Bank Holiday Act, appunto solo per chi lavorasse in banca. Poi negli anni, partendo dalla Francia, si sono estese a tutti i lavoratori. In Italia invece sono arrivate a fine anni 20, in epoca fascista, ma erano diverse da quelle che abbiamo oggi. Il diritto a un periodo di riposo retribuito era possibile solo dopo un anno ininterrotto di servizio, cosa che cambiò con la Costituzione del 48, che con questa unica frase, il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi, ha dato vita al concetto di vacanza italiana e a tutto ciò che ne è derivato. La villeggiatura, le città che si svuotano, gli esodi verso le zone balneari, i bollettini neri delle autostrade. Ad oggi in Italia la legge sancisce un minimo di 20 giorni di ferie retribuite, anche se poi diversi contratti collettivi ne prevedono qualcuno in più. Un numero comunque che aumenta anche se consideriamo le festività nazionali, ma non funzionano ovunque allo stesso modo. Secondo i dati OCSE la Francia ne garantisce 25, la Spagna 22, la Germania 20. A questi poi vanno aggiunti le festività nazionali che variano in base al paese, alla storia e alla cultura. Ad esempio qui in Italia sono 12, soprattutto festività religiose. Ma a Cipro arrivano addirittura a 17. Insomma, come potete vedere da questa immagine del World Policy Center, siamo in linea con la media europea dei 20 giorni. Ma gli Stati Uniti? Ecco, loro sono l'unico paese dell'OCSE che non obbliga i datori di lavoro a garantire delle ferie pagate. Quindi gli statunitensi non vanno in ferie? Sì. Allora, la maggior parte delle aziende private le garantisce lo stesso. Ma in media i giorni sono pochi, meno dei nostri, da 10 ai 14 giorni. E moltissimi americani non li prendono. Pensate che secondo un report di quest'anno del Pew Research, solo il 48% sfrutta tutti i giorni di ferie. Ma perché? Un po' perché il mercato del lavoro è ipercompetitivo, un po' perché offre poche tutele. Insomma, è un contesto culturale dove prendersi anche solo un giorno di ferie può sembrare indice di svogliatezza. Però, bisogna dirlo, anche in Italia ci sono settori o aziende che pretendono una mentalità volta all'iperproduttività, a ritagliarsi meno tempo libero possibile e che alla lunga può portare al burnout. Ma almeno c'è una legge che ci aiuta a contrastare tutto questo.